Ciriani, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Basterebbe assistere o fare assistere gli italiani al dibattito che c'è stato qualche secondo fa, qualche minuto fa in capigruppo e quello che sta avvenendo adesso, perché possano rendersi conto di qual è lo stato di questa maggioranza e se è possibile che una maggioranza ridotta in queste condizioni possa governare un paese alle prese con una crisi economica che rischia di essere disastrosa e con la guerra alle porte dei confini dell'Europa. Se la collega mi consente di intervenire, ecco, grazie. Dicevo Presidente, il tema di questi ultimi giorni è stata la lettera che il Presidente Draghi ha inviato a lei e tramite lei ai capigruppo, una lettera che definiamo diplomaticamente irrituale, altri hanno usato altri aggettivi, e molti dei colleghi di tutti i gruppi si sono un po' irritati rispetto al fatto che il Presidente sembrava dare i compiti a casa al Parlamento, stabilire che cosa il Parlamento deve fare, in che tempi e in che modi. E anch'io sono un po' preoccupato, e le riconosco, Presidente, di aver sempre cercato di difendere le prerogative del Senato. Ma mi creda, dopo aver ascoltato il dibattito in capigruppo e il dibattito in quest'Aula, io non sono tanto preoccupato dello svuotamento del ruolo del Parlamento da parte del Governo. Sono preoccupato dello svuotamento del Parlamento a opera del Parlamento stesso, o meglio, ad opera della maggioranza parlamentare, che decide di rinunciare a discutere delle questioni più importanti che interessano la nostra comunità nazionale e la comunità internazionale. E faccio alcuni esempi che lei ha già ascoltato in capigruppo. Abbiamo chiesto, per esempio, una cosa semplice. Era previsto per giovedì il question time, era prevista la presenza del ministro Patuanelli. Abbiamo chiesto, c'è un'emergenza che si chiama peste suina, c'è un allarme in Italia rispetto alle conseguenze di questa diffusione che naturalmente allerta le persone dopo 2 anni di pandemia. Abbiamo detto, consentiamo il question time affinché il ministro possa rispondere non alle nostre preoccupazioni, ma alle preoccupazioni delle persone che sono a casa. Non si può fare, non si può fare. La maggioranza ha deciso che di questo argomento di cui tutti parlano il Senato non se ne deve occupare. Ma cosa più grave è che noi assistiamo a questo teatrino dell'ipocrisia messo in scena dai colleghi dei 5 Stelle per primi, ma non da soli, ma sicuramente per primi, per cui si dice un giorno sì e l'altro pure che è fondamentale che il primo ministro Draghi riferisca alle Camere. Io mi sono portato una copiosa rassegna stampa che riguarda soltanto le ultime 2 settimane, con dichiarazioni virgolettate molto pesanti da parte dei maggiori esponenti dei 5 Stelle, ma non soltanto dei 5 Stelle, di altri partiti della sinistra e della maggioranza. Il Premier venga in aula e parli al Paese. Conte, sulle armi le Camere devono votare. E quando voteremo? Cosa intendete fare oltre a questa falsa protesta che avete appena messo in scena affinché le Camere possano votare? Non è sufficiente per lavarsi la coscienza votare contro il calendario. Cosa intendete fare per ridare centralità al Parlamento affinché si possa discutere di quello di cui il Presidente Draghi discuterà e parlerà, si confronterà a Bruxelles il 30 e il 31? E non venitemi a raccontare che si tratta di una riunione informale, perché le riunioni informali su temi così importanti semplicemente non esistono. Non esistono riunioni informali. E non esistono riunioni informali quando, e leggo dal sito ufficiale della Commissione europea, i capi di Stato e di Governo sono chiamati a discutere di 4 argomenti. Il primo argomento è Ucraina, il secondo argomento è energia, il terzo argomento è difesa, il quarto argomento è sicurezza alimentare. Ebbene, di tutti questi temi di cui tutto il mondo parla, il Senato della Repubblica rispetto a questi temi ha deciso che non è interessato. Ma stiamo tranquilli, perché il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il Governo ci hanno rassicurato, ne parleremo tra un mese. Tra un mese ne riparleremo, e nel frattempo cosa succederà in Italia, in Europa e nel mondo da qui al 21 giugno nessuno lo sa, però l'urgenza di riferire al Parlamento, che è sbraitata
nei telegiornali, nelle dirette web, qui non trova traccia, non lascia traccia, perché pensate di ingannare noi e gli italiani semplicemente votando contro il calendario. Assumetevi le conseguenze di quello che dite e mettete veramente in crisi il governo su queste questioni. Abbiate il coraggio di mostrare i muscoli e invece vi accontentate di poche parole che lasciano il tempo che trovano. Qui non solo c'è un obbligo di legge per il Presidente del Consiglio di riferire alle Camere, un obbligo di legge, ma c'è una gigantesca questione di opportunità politica e invece il Parlamento ha deciso di autofondarsi. Ecco perché, Presidente, io ribadisco che quello che mi preoccupa di più non è l'ingerenza dell'esecutivo sul legislativo, che è una questione, come dire, annosa e che forse non riusciremo a risolvere noi. Quello che mi preoccupa è la resa del Parlamento e della maggioranza rispetto alla volontà del governo di decidere per tutti. E anche la fretta con cui il Presidente Draghi ha mandato quella lettera è una fretta per dire al Parlamento: abbiamo urgenza che il Senato e la Camera diano a noi la delega per decidere, perché quel disegno di legge sulla concorrenza è essenzialmente, delle sue parti più importanti, una delega al governo. Ecco quello che succede: il governo dice al Parlamento: ho urgenza di legiferare al posto tuo, e il Parlamento decide di non avere interesse a discutere gli argomenti più importanti che interessano gli italiani, i cittadini europei, ma direi i cittadini di tutto il mondo.